visto che siamo a tempo di libri, avevamo una domanda riguardo i libri e riguardo il tempo. Ci può consigliare un libro per il quale vale la pena di perdere tempo? Tutti i libri, non è che ce n'è uno solo. Forse sul tempo un romanzo che si chiama Elogio della lentezza di Stan Nadolny. Poi ovviamente se avete voglia essere tempo, ma quello è un bel mappazzone, ne perdete tanto e vi spremete le meningi, però vi farebbe molto ma molto ma molto bene. E sul tempo tutti i racconti di Borges tendono ad avere qualcosa che ha a che vedere con il tempo e a farci riflettere su quello che è il tempo. Dopodiché è un tema talmente grande che lo ritrovate in qualunque libro o quasi. Perché? Perché per leggere un libro serve del tempo, questo è il punto da cui siamo partiti. In quel tempo noi ci immergiamo, se un libro è un buon libro, ci porta via, ci trascina nel suo tempo, che è un tempo diverso da quello in cui viviamo quotidianamente, e però poi alla fine impercettibilmente lo cambia. Dopo aver letto un libro, dopo esserci immersi nel suo tempo, dopo aver vissuto il suo tempo, la nostra percezione del tempo, della nostra identità di noi stessi cambia inevitabilmente. Per questo bisogna leggere tanti libri, secondo me, per scoprire quanto possiamo essere diversi.